Oggi siamo a Castel San Lorenzo in compagnia del sindaco Giuseppe Scorza. Sindaco, anche Castel San Lorenzo sta riprendendo le sue attività dopo questo periodo di fermo. Sì, Castel San Lorenzo sta riprendendo la vita ordinaria dopo la chiusura imposta per contrastare la diffusione del Covid. La nostra comunità per fortuna non ha avuto esperienze significative rispetto al contagio, siamo rimasti immuni da questa epidemia. Voglio anche rinnovare i ringraziamenti e l'apprezzamento alla mia popolazione, alla mia comunità, che davvero ha saputo adeguarsi a quelle che sono state le regole prescritte dalle autorità per contrastare la diffusione del Covid. Anche adesso, in questo periodo, diciamo, ancora di transizione, meno grave, anche la comunità sta adeguandosi a tutte quelle che sono indicazioni che provengono dall'autorità nazionale e dall'autorità regionale. Sindaco, e nonostante le tantissime regole ancora in vigore in questo periodo, Castel San Lorenzo è riuscita a mettere a punto un calendario di eventi estivi per intrattenere i cittadini e i visitatori. Sì, chiaramente abbiamo dovuto rimodulare il calendario tradizionale dell'estate castellese. Non abbiamo potuto dare corso alle tradizionali sagre che promuovono i nostri piatti tradizionali, i nostri valori dell'enogastronomia. E nonostante ciò le associazioni del territorio che sono rimaste protagoniste dell'estate castellese e a cui va il mio forte ringraziamento unitamente ai consiglieri comunali che si occupano di queste cose, Arcangelo Breghi e Cosimo Fabiano, hanno allestito un bel calendario di eventi estivi svolti in sicurezza, in assoluta osservanza di quelle che sono le disposizioni delle autorità sul distanziamento sociale. Fino adesso abbiamo realizzato il centro estivo per i bambini che ieri si è chiuso. Proseguiremo con la colonia estiva per i bambini, sempre nell'osservanza appunto dei criteri dati dalle autorità sanitarie, e ci sono gli incontri del cinema sotto le stelle, il karaoke e altre piccole occasioni per stare insieme, proprio per comunque continuare ad allegrare i nostri concittadini in questo periodo di agosto, che comunque continueremo a fare insieme, sebbene in questa diversa forma, in questa novità di eventi che quest'anno abbiamo allestito. Davvero abbiamo anche qui un calendario fitto. Abbiamo programmato passeggiate per il centro storico, anche così mettendo a profitto la particolare circostanza per far conoscere il bel centro storico del nostro comune. Sono programmate tre uscite nel periodo di agosto, l'8, il 22 e il 26, per far vedere il dedalo di vicoli e di viuzze che compongono il centro storico di Castel San Lorenzo. E devo dire, nonostante tutto, siamo contenti perché siamo convinti che così manterremo vivace e viva la comunità di Castel San Lorenzo, che è anche di chi ci verrà a trovare, i nostri amici che rientreranno per l'occasione del periodo agostano, e per stare insieme ancora a vivere la comunità in maniera sicura e prudente. Un'amministrazione che non si è fermata dunque, anche perché ci sono delle novità anche per quanto riguarda la viabilità. Sì, sono in corso una serie di interventi molto importanti sul territorio comunale, è in corso di esecuzione questa opera importante, una strada di collegamento della 488 alla 166 attraverso viabilità comunale e che quindi fungerà anche da variante al centro urbano di Castel San Lorenzo. Un intervento atteso da tanti anni che finalmente siamo riusciti a realizzare con l'intervento importante e significativo della Regione Campania, alla quale va il mio ringraziamento personale per l'attenzione che ha dimostrato verso Castel San Lorenzo. Una strada molto importante che consentirà di aprire il territorio comunale, di mettere in relazione questa arteria stradale, la ex SS488 con la 166 nel tratto verso Ponte Calore, e che consentirà appunto a tutto anche al centro urbano di avere una viabilità alternativa per poter eventualmente alleggerire il traffico sul centro urbano e avere nei momenti di bisogno una viabilità che possa consentirci di svolgere eventi, ospitalità anche su questa via Roma, via Donato Riccio. Inoltre sono anche programmati interventi di recupero della viabilità esistente, svolti questa volta con economie di bilancio, che andranno a essere realizzate subito dopo, saranno completati una serie di interventi che stiamo svolgendo sulla rete viaria per ripristino di fognature, per la collocazione di nuovi servizi, la fibra ottica e rifacimento di gran parte della rete idrica, e quindi insomma stiamo rimettendo un po' in sesto il territorio, e poi ci cureremo anche ancora di più della viabilità.